pasta. Che cosa abbiamo? Qui abbiamo crema al limone. Ora la facciamo vedere anche ai nostri amici da casa. Sì, giusto il tempo di raggiungerci con l'inquadratura. Ecco, allora vi facciamo vedere subito. Abbiamo, dicevamo, la crema al limone, che è qui. Bella gialla, un bel giallo intenso. Poi, signor Luigi? Crema chantier. Crema chantier. Qui abbiamo, abbiamo le sacche per... Le sacche. Per andare a guarnire poi. Qui abbiamo dei rotolini di pan di Spagna. Rotolini di pan di Spagna, sì. Che sono stati tagliati sì. Appositamente per questo. Naturalmente ne mettiamo... E c'è intanto una telefonata, signor Luigi. Li mettiamo in questi bicchieri. Ah, benissimo. E qui nella bottiglietta? E qui invece abbiamo la bagna. La bagna, si che bagna sarebbe? Il pan di Spagna. E cosa, a base di cosa? Per bagnare. Questo è una, diciamo, un ingrediente che usano i pasticceri in pasticceria. Ah, ho capito. È un liquore dolce. Un liquore dolce. Non è tanto benissimo, alcolico. Che va adornare poi, a adornare bagnare anche il pan di Spagna che noi andiamo a mettere poi nei bicchieri. Ok, sentiamo intanto chi c'è al telefono. Sì. È buonissimo. Ottimo, veramente. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Mi chiamo Rino Tedesco, chiamo da Catanzaro. Benvenuto Rino, prego. Ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Grazie a te. Senti, no, volevo innanzitutto ringraziarti per la trasmissione e poi volevo fare i complimenti a Luigi che mi conosce benissimo, io sono il genero del signor Regolo. Sì, grazie Rino, anche. Grazie Rino. Ciao Luigi, sei forte. Ciao, grazie. Sei grande veramente. Volevo fargli i complimenti perché è veramente, veramente bravo davvero. È vero. Oltre ad essere una gran brava persona, non sapevo averti anche queste doti così... Nascoste. E infatti l'abbiamo scoperto questa sera. Le doti nascoste, Rino. E ci ha stupito. Ma ha stupito anche tutti noi in famiglia, siamo tutti per lui. Hai visto, sono contenta, lui sarà più contento di me. Guarda, noi seguiamo intanto il procedimento così il signor Luigi ci spiega quello che sta facendo. Tu continua a seguirci, va bene? Grazie. Sì, grazie certo, per aver chiamato, grazie mille. Un saluto, un bocca al lupo a Luigi che è fortissimo. Grazie Rino, grazie. Allora, signor Luigi, ha versato nel bicchiere una rondella di pan di Spagna e l'ha bagnata con questo liquido che ci diceva da pasticceria. Sì. Questa adesso, bagna che si chiama appunto così, bagna. E adesso ora? Facciamo dei piccoli piani. Sì. Uno dietro l'altro. Ok. Abbiamo messo la bagna rossa. Sì. Che sarebbe kermesse mescolato con un po' di liquore. Sì. Che usano in pasticceria. Certo. Non diciamo il tipo di liquore perché... adesso facciamo... mettiamo la crema degli strati di crema chantilly. Questa crema come l'ha preparata signor Luigi? Allora, questa è semplicissima da fare. Sì. Con un litro di latte. Sì. Con 200 g di zucchero, 200 g di farina, una bottiglina di rum, sì. E un limone sbucciato e messo nel latte, il latte sul fuoco. Ah, ok. Quindi si mette la farina con lo zucchero in una teglia, sì. 200 g di zucchero e 200 g di farina per un litro di latte. Si mescola la farina con lo zucchero, si mette il latte sul fuoco con il limone, si mette un po' di zucchero nel latte sul fuoco. Quando il latte bolle si toglie la scorza del limone e si mette il latte nella farina con lo zucchero mescolato finché diventa una pastella liquida. Okay. Poi questa viene messa sul fuoco dentro il latte dove si addensa facilmente subito come viene messa e si gira finché non fa delle bollicine. Okay. Poi si toglie dal fuoco. Mentre per la crema al limone? Per la crema al limone abbiamo messo il limone, abbiamo fatto abbiamo spremuto dei limoni e li abbiamo riscaldati, il succo, sì. Abbiamo riscaldato con lo zucchero e abbiamo fatto una pasta omogenea che poi è diventata gialla in quel modo. Ha un colore veramente intenso questa crema. Intenso. Adesso bagniamo qua ancora. Ecco che procediamo con gli strati quindi. Sì. Quindi ripete l'operazione. Sì.
usiamo la bagna, questo liquore che si usa in pasticceria. Infatti l'odore ricorda un po' quello della pasticceria, devo dire. Peccato che non lo sentano. Sì, prego. Prego, prego, faccia pure. Prendiamo la crema al limone. Ah, ecco, quindi questa volta non la crema bianca, ma quella al limone. Senti, ecco. Intanto la signora Yolanda procede con questi involtini. A che punto siamo? Ci siamo quasi, vero? Sì, assolutamente. Li assaggeremo, alla fine arriveremo ad assaggiarli. Invitanti, devo dire, hanno preso forma e colore. Io ringrazio tutti i telespettatori che stavano cercando di mettersi in contatto con noi. So che erano tantissimi, quindi stasera abbiamo avuto il numero che vedete in sovraimpressione. So che purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta, comunque ringrazio veramente tutti, vi ricordo ancora una volta il sito dove troverete le nostre ricette, www.mchef.tv, e il nostro indirizzo email al quale potete continuare a scriverci, masterchef@telespaziotv.com. Domani in giornata, domani mattina, dalle 12.30 fino alle 13.30 con la signora Adriana e la signora Yolanda. E domani sera ci ritroviamo sempre con Masterchef dalle 19.30 fino alle 21.30. Col signor Luigi ci ritroveremo anche presto. Ci auguriamo. Quando vuoi. Assolutamente sì. Ce l'ha promessa quella pasta, ora ci ha incuriosito signor Luigi. Benissimo, anche la crema al limone. E continuiamo con un altro strato, quindi di pan di Spagna. Sì. Quindi ha dato la forma proprio del bicchiere in modo tale da poterlo inserire facilmente. All'interno, sì. Okay. Questo poi si può mangiare subito o bisogna lasciarlo un po' in frigo, ci dica? No, è già pronto. È già pronto, ok. Da consumare. Adesso andiamo un po' di fretta perché... Sì, certo, giusto siamo... quasi in chiusura, così facciamo vedere almeno il lavoro. Come artistico anche, abbiamo conosciuto questa sera veramente un artista della cucina, il signor Luigi, che dal primo è arrivato al dessert con molta facilità, con molta dimestichezza e maestria. Complimenti, signor Luigi, veramente. Grazie, Rossella. E facciamo vedere bene anche alla nostra telecamera, ai nostri amici, questi bicchieri, queste coppe, guardate anche i colori, come sono belli, ricchi, pieni, veramente, complimenti, signor Luigi. Ecco, l'ultimo strato lo andiamo a bagnare con la bagna, si chiama proprio così, ce l'ha detto lei, quindi noi ci fidiamo. Quanto abbiamo ancora, regia? Ah, perfetto, allora, signor Luigi, ce l'abbiamo fatta fino all'ultimo minuto, ovviamente. Oh, siamo arrivati a queste coppe, veramente. Ah, sì, la frutta. Sì. Sì. Prego, vuole fare lei? Abbiamo un minutino però, signor Luigi, quindi veramente rapidissimo, il nostro amico fino all'ultimo istante ci vuole far vedere ovviamente tutto quello che aveva pensato da proporre ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori questa sera. Ecco le coppe che ha proposto. Ah, ecco la frutta, è vero, avevamo dimenticato, manca, quindi non ricordavo che c'era anche la frutta in questa coppa, quindi abbiamo anche la frutta che andrà ad abbellire, quindi il bicchiere. Ah, quindi un ultimo tocco di crema gialla e di crema bianca. Ne facciamo uno soltanto. Una soltanto, va benissimo. Già la gelosia. Allora andiamo là. La frutta. E poi andiamo ad aggiungere anche la frutta. Una macedonia di frutta può essere, come può essere anche dei frutti di bosco, vero signor Luigi? Assolutamente. Ci possiamo sbizzarrire in questo. Benissimo. Allora, signor Luigi, sull'immagine di questa coppa veramente invitante. Noi la ringraziamo per essere stato con noi. Io ringrazio il signor Raffaele, il signor Enzo, veramente gentilissimi e gradevolissima la vostra presenza. Il signor Santo, grazie anche a lei, insieme anche a Giovanni, grazie mille per essere stati con noi e congratulazioni ancora perché sono stati proprio loro, signori, a realizzare questa cucina. Quindi se non fosse stato per loro non avremmo potuto darvi l'appuntamento a domani. Grazie alla signora Yolanda Rubino, grazie.